Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Alla fine le ho comprate 107 punte di trapano, 20 euro, circa 15-20 centesimi ogni punta di trapano. Effettivamente troppo economiche, però voglio provarle, voglio vedere come si comportano. Apparentemente sembrano fatte bene, però ovviamente le punte di trapano devono avere delle caratteristiche particolari per poter funzionare, che sono quelle base, quindi devono essere ben affilate, devono essere resistenti, altrimenti si rompono, e devono essere dritte. Ora proveremo queste caratteristiche, le confronteremo con una punta, per esempio questa. Mi è costata, se non sbaglio, 8 o 9 euro una sola punta. Quindi se una di queste costa 20 centesimi, sicuramente non sarà di ottima qualità. Però vediamo se per un utilizzo hobbistico, magari per lavori su materiali morbidi, non lo so, plastica, anche legno, perché le punte per il ferro si possono usare anche per il legno, e vi dirò pure quali sono le differenze adesso. Oppure su alluminio, insomma, metalli più morbidi. Quindi noi lo proviamo sul metallo un pochettino più duro, il classico ferro, acciaio al carbonio. E poi, insomma, valuteremo assieme man mano che le utilizziamo, ovviamente non tutte 107, farò delle prove a campione e valuteremo assieme come sono. Quindi iniziamo. Allora, quindi guardiamolo da vicino. Questa è la valigetta in plastica che contiene le punte. Abbiamo detto che sono 107 suddivise per misura in questi scompartimenti, da 1 mm fino a 10 mm. In ogni scompartimento abbiamo diverse misure. Per quelle più grandi ne abbiamo di meno, infatti sono suddivise a gruppi. Ci saranno 12 punte da 1 mm, 12 da 1,5, lo stesso da 2 mm e da 2 mm e mezzo. 10 invece per ogni misura da 3 mm, 3 mm e mezzo, 4 mm, 5 per 4 mm e mezzo, 5 mm, 5 mm e mezzo, 6 e 6 mm e mezzo. 2 invece da 8 mm e 2 da 10 mm. All'interno troviamo le punte già lubrificate. Allora, facciamo delle prove a campione. Prendiamone una a caso, esaminiamole, vediamo come sono fatte. Iniziamo da quelle più grandi. Apparentemente sembrano fatte bene, così a colpo d'occhio non c'è nulla da dire, sia per quanto riguarda la colorazione che eventuali imprecisioni non ne sto riscontrando, quindi sembra fatta bene. Il codolo è tondo, sullo stesso codolo abbiamo il riferimento, quindi una punta HSS da 10 mm. La misura è scritta solamente fino alle punte da 3 mm e mezzo. Come vedete qua c'è scritto 3.5. Già su queste non c'è scritto più nulla. Allora, vediamo innanzitutto come si comportano queste punte inserite all'interno di questo mandrino, che prima voglio farvi vedere che è perfettamente dritto. Dovete guardare la parte centrale di questa punta. Ok, quindi una volta appurato che il mandrino è perfettamente dritto, proviamo questa punta di trapano. Allora, è un poco fuori asse. Mi immaginavo di peggio. Queste sono poche, le provo entrambe, ovviamente le altre non potrò provarle tutte. Questa invece è storta, quindi una su due già non va bene. Come vedete, gira un po' fuori asse. Per il prezzo ci può stare, solo se dobbiamo fare un foro, per esempio, per far passare un cavo elettrico o cosa del genere. Già se sono lavori di precisione, sicuramente non va bene. Allora, proviamo questa da 8 mm. Anche questa un pochettino storta. Proviamone un'altra a caso, da 5 mm e mezzo. Sono delle prove a campione, ma questa, per esempio, è un po' più storta. Proviamone un'altra. E anche questa non mi piace. Andiamo ad una misura successiva. Le misure piccole mi sa che non vanno bene. No, no.
Questa è completamente storta. Questa può andare, bene o male. Questa va bene. Sto facendo, ripeto, una prova così velocissima. E anche questa sembra andare bene. Proviamo quelle da 1 mm. Non ricordo nemmeno se questo mandrino riuscirà a serrarla. Facciamo la prova. Questo mandrino non ce la fa. Proviamo questo. Ok. Questa è completamente storta, però la punta da 1 mm è meno facile che sia dritta. Allora, fatte queste prove che già hanno richiesto diverso tempo, proviamo a forare il metallo. Vediamo se almeno questo riescono a farlo. Allora, ragazzi, per la punta più piccola da 1 mm utilizzerò questo avvitatore, perché con l'altro non riesco a serrarle. Poi utilizzerò l'avvitatore della Parkside per tutte le altre prove. Quindi proviamo su questo pezzo di metallo questa punta da 1 mm. Ok, punta spezzata. Non ho fatto praticamente forza, sono andato con delicatezza e nonostante tutto si è spezzata. Non è la prima punta da 1 mm che utilizzo, non dovrebbe spezzarsi così facilmente. La inserisco un po' di più. Ok, dai. È riuscito a forare, non ha nemmeno impiegato tantissimo tempo. Va bene, 1 mm ce l'ha fatta. Proviamo adesso con quella più grande. Questo è 1,5 mm. Niente, la punta da 1,5 mm non taglia. Proviamone un'altra, vediamo se è quella difettosa o se sono proprio tutte quelle da 1,5 mm a non andare bene. Si spezzano come se nulla fosse. Ok, dai, qualcuna ce la fa e qualcuna no. Proviamo adesso quella da 2 mm, poi passo però alle misure più grandi direttamente. Non posso provare tutte le misure. Queste piccole le sto provando perché sono quelle più delicate. Allora, lavora bene, però vedete come essendo storto, ovviamente mi fa vibrare tutto l'avvitatore. Ok, dai, passiamo ad una misura più grande, quindi 3,5 mm. Guardate qua. Completamente storta. E questo è il problema. Se volete spendere poco con 107 punte a questa cifra, questo è il prezzo da pagare. Allora, proviamo quelle da 5 mm. Ok, questa va bene. Siamo stati fortunati. 6 mm. Ok, ho inserito la frizione per evitare di avere il contraccolpo, quindi il comportamento che avete visto è normalissimo. Allora, proviamo a fare un altro foro. Va bene, anche questa lavora bene. Gli ultimi due, quindi proviamo questa da 7 e poi quella da 8 e da 10.
Allora, vedete che purtroppo traballa tutto. Non è proprio semplicissimo utilizzare queste punte. Punta da 8 mm. Sembra che ci sia il terremoto. Ok, dai, riesce a fare il foro, però obiettivamente sono delle punte capaci di fare dei fori quadrati, ora vi farò vedere, però non va bene. Ok, e adesso quella da 10 mm. Un pochettino, diciamo, andante. Allora, vi faccio vedere la prova con questa punta di buona qualità e guardate la differenza nella velocità di taglio, nei trucioli che si formano e anche nella precisione della stessa punta. Un abisso. Non c'è assolutamente paragone. E allora, questi sono i fori. I fori che abbiamo ottenuto. Fori con forme strane, perché ovviamente non avendo dei taglienti adatti, poi quando finiva il taglio si andava a posizionare in una forma strana, insomma, guardate, questo è triangolare, questo anche, questo sembra quasi quadrato. Questa invece è perfettamente circolare ed è stato ottenuto con la punta di buona qualità, che avete visto che ha tagliato molto più velocemente, con una precisione maggiore, insomma non vibrava il trapano, eccetera. Queste sono le punte più piccole, anche queste non sono assolutamente circolari, quindi se dovete comprarle per fare dei lavori di precisione, magari un foro che poi va filettato, eccetera, toglieteci le mani. Se invece vi serve per fare dei lavori, dovete fare passare una vite e mettere un bullone dall'altra parte, o dovete far passare un cavo elettrico, insomma, dei fori che non servono per dei lavori di precisione, insomma, come ho detto poco fa, tipo filettature, eccetera, per altri tipi di lavori può andare bene. Allora, vediamo invece come si comportano sul legno. Allora, le punte per il metallo possono essere utilizzate tranquillamente anche sul legno, ma quello che conta è questa punta centrale. Nella punta per il legno abbiamo la possibilità di creare, grazie a questa punta, un percorso che non venga condizionato dalla venatura del legno. Allora, proviamo a fare un foro da questa parte. Sul legno vanno benissimo, riesce a forare immediatamente senza nessun problema. Quella per legno lavora sicuramente molto meglio, però questa qua è andata davvero bene, mi è piaciuto come ha lavorato, quindi anche sul legno possono andare bene. Provo solo questa perché altrimenti il video durerebbe un'eternità. E allora ragazzi, quindi cosa dire? Non lo so, non so nemmeno io cosa dire, perché delle punte di trapano così economiche non sono facilmente valutabili. Se compriamo 20 centesimi di punte di trapano, sappiamo che dobbiamo aspettarci che siano storte, sappiamo che dobbiamo aspettarci che i fori non vengano perfetti e che probabilmente si spezzino. Quindi questo è effettivamente quello che io mi aspettavo, delle punte di trapano economiche che non vanno bene se devono essere utilizzate per lavori di precisione. Per il resto, se dovete fare solamente dei fori passanti, come ho detto poco fa, quindi delle piastre metalliche da unire con un sistema di bulloni o far passare un cavo elettrico, eccetera, allora possono andare bene, però solo ed esclusivamente in quei casi. Altrimenti vi consiglio, come per tutti i consumabili, di acquistare roba di qualità. L'avvitatore può anche essere debole, l'avvitatore può avere mille difetti, l'importante è che giri dritto, però la punta di trapano e i consumabili in generale devono lavorare bene, perché poi sono loro che vanno ad agire sulla superficie. È come avere una macchina di ottima qualità con degli pneumatici che non hanno assolutamente aderenza. Per quanto possa essere buona, alla prima curva si va fuori strada. Lo stesso con i consumabili che vanno sulle superfici. Detto questo, valutate voi, in base a quello che avete visto, se sono delle punte di trapano che possono andare bene per le vostre esigenze, quindi se è il caso di acquistarle o meno.
Io probabilmente farò il reso perché mi servono le punte che non facciano i fori triangolari. Detto questo, vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, spero che vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!